Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua limpida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è rancore e malignità, vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io. Il figlio prodigo che deve tornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia con te. Amen. Recitiamo 5 glorie al Padre in onore delle 5 piaghe di Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il crocifisso che abbracciò Santa Caterina. Nata nel 1522 da una nobile famiglia fiorentina, il 18 maggio del 1535 Alessandra De Ricci ricevette dallo zio, padre Timoteo, l'abito e il nome di Suor Caterina nel monastero domenicano di San Vincenzo. Donna di grande fede e di una viva carità, la Santa di Prato è ricordata soprattutto per il suo misticismo, tanto da ricevere più volte le stimmate. Morì nel 1590 e fu canonizzata da Benedetto XIV nel 1746. Il suo corpo è venerato nella Basilica in Piazza San Domenico, annessa al monastero dove visse. Narra il biografo Fra Serafino Razzi che il 24 agosto 1542 Suor Caterina si sentì chiamare dal crocifisso, il quale, di rilievo, di grandezza circa un braccio e di legno, stava sopra il proprio altarino. E rivoltandosi, ella subito lo vide essersi spiccato dalla croce e venirsene verso di lei, con i chiodi fitti nelle mani e nei piedi, e sotto di un sottil velo che gli stava davanti ed era sotto i piedi di quello legato. Il racconto del prodigio prosegue e sentì da esso crocifisso una voce che disse: «Cara sposa mia, ti prego che assieme con le mie figliolette tu voglia placarmi in verso dei peccatori che mi offendono, e vorrei che voi faceste 3 processioni». Così, da più di 5 secoli e mezzo, ogni anno, per 3 giorni, il 22, il 23 e il 24 agosto, le claustrali all'interno dell'antico monastero portano in processione quello stesso crocifisso che abbracciò Santa Caterina de Ricci e, come richiesto dal Cristo a Santa Caterina, pregano per la conversione dei peccatori.